Questa è la rassegna stampa, parliamo adesso di urbanistica. Esatto, parliamo Peppe, perché di a Catania tutti in questo momento sono concentrati sulla questione rifiuti, sulla questione Covid, ma in realtà l'amministrazione guarda anche oltre, ha già avviato i forum di consultazione per la redazione del piano urbanistico generale. Noi ne parliamo insieme all'assessore Rico Trantino. Assessore, buongiorno e benvenuto qui su Radio Fantastica. Buongiorno. Allora, assessore, che genere di risposta e di contributo soprattutto vi aspettate da questi forum? Cioè, tendiamo a molta partecipazione, visto che qualunque scelta venga compiuta dall'amministrazione, la richiesta poi è sempre di una maggiore concertazione con la città. In tal senso la legge regionale approvata nello scorso luglio, o meglio nel luglio dell'anno scorso, ha fatto sì che questa concertazione venga istituzionalizzata e pertanto ha chiesto che ci fosse questa fase preventiva di ascolto della città. Per questa ragione la direzione urbanistica, nella persona del direttore Bisignani, ha stabilito una cadenza di lavori serrata, immaginando degli argomenti, dei focus sulla città della lava che già c'è stata, e poi la città dell'acqua, la città dell'abitare, la città della produzione, la città del tempo libero e del verde e la città della mobilità sostenibile, in modo che così in questi sei macrotemi rientrino un po' tutti gli argomenti che possono essere oggetto di confronto con chi volesse, non solo con gli stakeholders ma anche con associazioni, con i cittadini, perché ovviamente sono aperti a tutti, i catanesi e anche i non catanesi. Ecco, assessore, sostanzialmente quali saranno gli interlocutori principali dell'amministrazione? Non ci sono degli interlocutori principali, nel senso che noi l'invito l'abbiamo mandato innanzitutto agli attori istituzionali, quali appunto l'università, quali i sindacati, poi l'abbiamo mandato dalle associazioni, ma ripeto, chiunque volesse partecipare lo può fare tranquillamente. Già l'altra volta, in occasione dell'incontro con la città della lava, tanto il Club Alpino Italiano quanto l'INARSIN hanno fornito dei contributi sicuramente rilevanti che saranno presi in considerazione poi nella stesura in linee generali dello schema generale del piano regolatore. Assessore, c'è una tempistica che vi siete dati come amministrazione? Perché di solito avventurarsi in un piano regolatore generale è un'impresa a dir poco ardua? Assolutamente sì, assolutamente ardua, però nello stesso tempo noi dobbiamo cercare di contemperare le nostre carenze strutturali, perché è noto a tutti l'esiguità di personale che abbiamo, con l'esigenza di accelerare su uno strumento di governo del territorio che a Catania, voi sapete, essere il più datato in tutta Italia, perché è del 68. Quindi cercheremo di accelerare, anche perché purtroppo la legge urbanistica regionale ha in qualche modo modificato anche gli assetti precedenti, pertanto le direttive generali che erano già state approvate adesso non valgono più, perché adesso bisogna passare a una fase che sostanzialmente comprende appunto le vecchie direttive generali in una sorta di schema di massima. Quindi abbiamo anche una tempistica che non è che stabilita perentoriamente dalla legge, ma che noi comunque vorremmo rispettare proprio per cercare di dare risposte il più immediatamente possibile. In conclusione, domanda personale, quindi non da politico ma da cittadino, da catanese: che futuro immagina per la sua città da un punto di vista urbanistico? Ma la domanda la rivolgo alla persona sbagliata, perché io prima ancora di essere un amministratore sono anche un sognatore. Quindi mi immagino una città che chiaramente sia innanzitutto più contemporanea rispetto a quel che noi abbiamo adesso, perché quando si parla di una città sostenibile dobbiamo anche fare conto con un'esigenza diversa che deve darsi il territorio. Certamente ci aiutano anche determinate direttive legislative, quali quelle del consumo del suolo pari a zero, che impediranno l'ulteriore cementificazione. Si cercherà di rendere la città quanto più a misura d'uomo, pur facendo i conti però con un territorio che in qualche modo ha permesso in passato stratificazioni che rendono, non dico difficile, ma certamente più macchinoso questo meccanismo. Quindi io mi auguro che sia soprattutto una città
che consente ai catanesi di inorgoglirsi per il proprio territorio e nello stesso tempo che in qualche modo istilli un maggior desiderio di rispetto per la città stessa, che è un po' abbandonata per una carenza talica di amore da parte dei catanesi. Ringraziamo l'avvocato Enrico Trantino, assessore all'urbanistica nella città di Catania. Buona giornata, buon lavoro. Buona giornata a voi tutti.